Ovvio che l'esercizio noi l'abbiamo visto a scuola, per cui adesso cercherò di essere abbastanza succinto. Ok, siamo in. Queste sono le forme, però ricordati sempre che. Vedi le mie dita come reagiscono, eh? Vedi che sono andato a prendere il Do, l'ottava sopra, ma non ho alzato le altre, vedi? È un sottile gioco, di equilibri, cioè voglio fare in modo che si vada ancora a sviluppare di più questo discorso di indipendenza del dito indice anulare medio mignolo. Per cui. Allargo, vedi che qui ho allargato. Ok, lo vedi? Qui c'è distanza di un tono tra anulare e il mignolo, eh? Vedi come sono molto preciso nello spostamento. Tac. Cioè, questo deve essere il movimento che tu vai a prendere. Ok, quindi lavoriamo col click. Iniziamo 120 bpm. Mentre partiremo sempre. Adesso magari partiamo, guarda, ti faccio vedere. Lo mettiamo anche 80, sedicesimo. Più ci allontaniamo dal diapasone, più ovviamente le distanze aumentano, no? Per cui adesso posso aumentare sempre più piano la velocità. Controllo, eh? Cioè, quello che è importante, adesso non stai inquadrando bene la mano destra, però quello che è importante è il controllo dell'arto, guarda. Vedi? Adesso mi sto guardando nello schermo e vedi, cioè questo movimento alternato è costante. Adesso aumento il movimento a 120 bpm e portiamo l'esercizio. 2, 3, 4. Possiamo provare ad aumentarlo ancora un po', che ne so, cioè quello che ci pare. L'importante è che sia fatto con ordine e soprattutto che ci dia la capacità di avere questo meccanismo di movimento e lo apprendiamo, ok? Che ci sarà utile sicuramente per suonare le pentatoniche e soprattutto per lo stile che abbiamo visto prima nell'esempio.